Buongiorno a tutti, sono sul lago di Como, guardate le mie spalle che spettacolo. Siamo venuti a vedere i lavori di realizzazione della variante Tremezzina, che è una variante realizzata tutto in galleria per una lunghezza complessiva di più di 16 km della statale 340 che costeggia il versante ovest del lago. Quest'opera è realizzata dal consorzio stabile SIS di Torino e si avvale ovviamente dell'apporto di diverse aziende specializzate nel loro settore, tra le quali ci sono i nostri amici della Nitrex, che questa volta non sono qui per far saltare ponti, ma bensì per scavare con l'aiuto dell'esplosivo la dura roccia di questi versanti. L'opera si è resa necessaria perché con l'intensificarsi dei flussi turistici il traffico in questi comuni era diventato assolutamente insostenibile. Con questa opera in galleria si avrà la possibilità di bypassare i comuni appunto di Colonno, di Lenno, di Tremezzo e di Griante e di riallacciarsi quindi alla statale 340 per mezzo di due svincoli. La Nitrex, quando è arrivata su questo cantiere, si è trovata davanti ad una situazione molto complessa. La roccia qui è molto molto particolare. Siamo in presenza di rocce metamorfiche che hanno una giacitura che varia veramente di metro in metro, quindi perforare la roccia per caricarla di esplosivo è molto complesso trovare le geometrie giuste per avere il massimo rendimento con il minimo sforzo, e soprattutto si è trovata davanti ad una roccia molto solida. Molte di queste attività vengono fatte in corda e anche ad altezze considerevoli. Perché? Perché nel momento in cui si è proceduto a disboscare, a togliere la vegetazione che era presente su questi versanti, ci si è trovato appunto a una situazione geomorfologica assolutamente inaspettata, con molti versanti instabili. Ora, non abbiate paura, nel momento in cui il lavoro sarà completato, tutte le parti di montagna che sono state esposte, sono state scavate con i diversi metodi, saranno riportate allo stato di natura con delle opere di piantumazione molto molto importanti e soprattutto portate avanti con delle specie autoctone che ripristineranno la vegetazione in maniera pressoché perfetta. Ore 5 del mattino, la Nitrex è già al lavoro per preparare le cariche. Come vedete, qualche goccia di pioggia inizia a scendere. Speriamo che il tempo regga, perché sarà una giornata di lavoro molto intensa per arrivare fino all'ora dello sparo, che sarà più o meno verso le 5, ovviamente tempo permettendo.